Perché continua il TG3 per 30 anni a chiederci se avevamo... Quando mai Bersani ci ha detto? Mi dica quando l'ha detto. Sono state vinte le elezioni. Bersani ha detto di governare assieme. Non è arrivata qui questa chiacchiera. Voi avete detto quando? E quando mai, divertente questo qua, sarà migliaia di visualizzazioni, quando mai Bersani ci ha detto di voler fare un governo assieme? Basta con le palle della televisione, queste sono palle, lo facciamo con i Movimenti 5 Stelle, noi ci abbiamo e come, con i cittadini, iniziate a raccontare le cose. Noi vinceremo le europee e vi conviene prendere le europee sono una cosa, eravamo arrivati a parlare di migliore le state riprendendo tutto quanto? No, perché l'ultima volta che abbiamo io rilascio le interviste poi è uscito Io sto qui a rispondere a tutte le domande, ma se mi interrompe ogni tre parole non posso esprimere un concetto. Però oggi c'è la rete che riprenderà. Allora, chiaramente andremo, che è una battaglia che io ho fatto politica, in quel caso il Presidente della Repubblica va a darci un incarico, cosa che è stato fatto sempre perché non c'è la Costituzione, a prescindere dalle alleanze, in quel caso ci presenteremo come è normale davanti a un Parlamento e sarà il Parlamento a decidere se dare o meno la fiducia. Se noi ci presentiamo in Parlamento con 5 punti concreti, chiari, non la fiducia del senso, e in quel caso il Parlamento non dovesse dare la fiducia, se ne assumerebbe la responsabilità di fronte all'intera opinione pubblica. Questo lo prevede non nei 5 Stelle, la Costituzione della Repubblica. E questo è Bersani che dice che non voleva fare nessun accordo. Iniziate a raccontare cortesemente con il massimo rispetto la verità. Mi interessa, noi abbiamo votato la mozione Giachetti che era del PD, noi abbiamo votato l'aumento delle pene del reato di voto di scambio insieme al PD al Senato, poi il PD l'ha cambiato alla Camera, noi abbiamo votato proposte della Lega, di Fratelli d'Italia, mi interessa perché vi è una proposta, se c'è la votiamo, ma abbiamo sempre fatto. Cioè non c'è la fossilizzazione destra-sinistra, se il PD fa una legge sul conflitto di interessi non la farà mai perché è più mischiato negli interessi, pensate, di Berlusconi, la voteremo, quando, se non fa nulla non possiamo votare.